Il 2020 è stato l'anno di inizio della pandemia da Covid-19, una pandemia che ha avuto un forte impatto sulla salute, ha avuto conseguenze pesanti sul mercato del lavoro e sulle condizioni economiche delle famiglie. Ha imposto una battuta di arresto alla partecipazione culturale. Nonostante ciò, gli indicatori soggettivi di soddisfazione sono risultati in crescita piuttosto che in diminuzione, e ciò non solo in Italia, ma anche in altri paesi nel contesto europeo e internazionale. Obiettivo di questa sessione della 14ª Conferenza Nazionale di Statistica è analizzare l'impatto della pandemia sulla soddisfazione per la vita e il benessere. Ne discuteranno insieme autorevoli relatori. Aprirà la sessione il professor Becchetti dell'Università di Roma Tor Vergata, che ci farà un quadro di cosa è accaduto a livello internazionale. Seguiranno poi la dottoressa Alessandra Tinto dell'Istat e Ferdinando Baglioncelli, presidente Ipsos, che ci racconteranno cosa è accaduto in Italia, con un focus sul benessere soggettivo e su altri aspetti legati alle percezioni degli individui. Infine, chiuderà la sessione la professoressa Filomena Maggino dell'Università di Roma La Sapienza, che ci parlerà della relazione tra indicatori di benessere e politiche pubbliche.